Buongiorno a tutti, io sono Marta Valsecchi, sono direttore operativo degli Osservatori Digital Innovation e il direttore di alcune ricerche, tra cui quella sul mobile di cui parleremo oggi. Insieme con me oggi ci sono i ricercatori che operano e lavorano con me sul tema, quindi Giulia Tua e Claudio Conti. Mi daranno una mano poi nella parte finale di questo webinar che sarà dedicato alla vostra interazione, quindi vi daremo spazio. In realtà, durante tutto il webinar, di fare domande, lasciarci commenti e poi nella parte finale risponderemo appunto alle domande. Qualora non riuscissimo a rispondere a tutti, vi risponderemo poi con un messaggio privato oppure direttamente via mail nei prossimi giorni. Come sapete, abbiamo lanciato da un paio di mesi questo percorso che trovate qui nell'home page del nostro sito, si chiama 30 minuti per scoprire osservatori.net. L'abbiamo lanciato per sfruttare questo periodo di tanti eventi digitali, anche per farvi conoscere un pochino meglio le attività che facciamo all'interno dei nostri osservatori. Abbiamo fatto ormai tanti appuntamenti, siamo arrivati alla penultima presentazione, al penultimo webinar e la caratteristica di questi eventi è anche quella di presentarli in un formato un po' nuovo, quindi non utilizzare le classiche slide che utilizziamo nei nostri eventi, ma navigare il sito. Quindi vedete che già io lo sto facendo. Questo quindi è anche un modo per noi di presentarvi un pochino meglio quello che è il nostro sito, la nostra piattaforma su cui stiamo investendo molto, sia da un punto di vista di contenuti che da un punto di vista poi di user experience, visto che rilasceremo il mese prossimo una nuova interfaccia, un nuovo sistema che darà anche molte più possibilità di personalizzazioni. Quindi per noi è importante sfruttare questi momenti anche per farvi conoscere i tanti contenuti che abbiamo in ciascun osservatorio. Come vi dicevo, ne abbiamo fatti appunto molti nell'ultimo mese, 2 mesi, diciamo, e oggi siamo a questo appuntamento su opportunità e scenari per generare valore dallo smartphone. È, come vi dicevo, un esito del lavoro che facciamo all'interno dell'osservatorio Mobile B2C Strategy. Per sapere cosa fanno i nostri osservatori, si può appunto andare, come ho fatto io adesso, all'interno della label sugli osservatori, dove trovate l'elenco dei 40 osservatori che abbiamo, divisi in 3 categorie. Quelli più dedicati alla digital transformation, quindi a studiare in maniera trasversale i processi di innovazione nei vari ambiti. Ha molti osservatori dedicati invece a studiare i digital trends, le digital solution, fra cui appunto l'osservatorio mobile, e una serie di osservatori verticali, verticali per industry o per processo e funzione aziendale. Oggi però appunto ci dedichiamo a quello mobile. Nel farlo, la prima cosa che volevo porre un po' alla vostra attenzione è la mission di questo osservatorio. È infatti un osservatorio che è nato nei primi anni 2000, quindi è ovvio che in quasi 20 anni di storia ha cambiato molto spesso sia i temi di ricerca, ovviamente, sia in realtà la mission, cioè qual è l'obiettivo di fondo che si pone questo osservatorio. Ad oggi quello che cerchiamo di fare con la nostra ricerca è quello di aiutare le imprese italiane, in particolare le figure che ruotano attorno all'area marketing, all'area digital, a comprendere come generare valore dall'uso dello smartphone a supporto del processo di relazione con il cliente. E poi vedremo un pochino meglio tra qualche minuto che cosa intendiamo. Ovviamente però lo facciamo concependo bene il fatto che il mobile non vive stand-alone, il mobile deve essere integrato all'interno di strategie omnicanale. Solo così se ne può trarre effettivamente il massimo del valore. Sono eccezioni quelli di business, app, tendenzialmente solo mobile only. Negli altri casi, quello che abbiamo visto è che funziona una strategia di portafoglio, dove il touch mobile, appunto, è uno dei diversi punti di contatto che però ovviamente occorre conoscere molto bene per poterlo valorizzare e generare appunto valore di business. Abbiamo realizzato una guida che trovate a questo link, quindi all'interno del nostro blog, che ha tantissimi contenuti fruibili assolutamente in maniera gratuita. E appunto tra i vari contenuti noi abbiamo realizzato una guida che vi inizia un po' a portare all'interno del mondo della mobile marketing strategy, in generale appunto dei contenuti che noi all'interno dell'osservatorio trattiamo, perché come vedrete poi nel corso di questo webinar è davvero un osservatorio molto variegato che tratta tanti temi differenti. Come
Cominciamo però dalle basi, quindi vi dicevo prima che noi cerchiamo di fotografare quali sono le dinamiche in atto, gli strumenti utilizzati, i trend che riguardano l'utilizzo dello smartphone lungo tutto il processo d'acquisto. Processo d'acquisto quindi che parte secondo la nostra classificazione da tutto quello che è il mobile advertising, quindi le opportunità di usare il mobile come canale di pianificazione media e quindi andando proprio a capire, a stimare il valore di mercato, a capire quali sono i formati che funzionano di più, quali sono le evoluzioni in termini anche di metriche di misurazione, passando poi per tutto quello che riguarda il mondo promotion e loyalty, quindi come il mobile, grazie in particolare ai dati, può costituire un nuovo canale, un nuovo touchpoint per erogare iniziative promozionali, in molti casi anche di prossimità, quindi con un obiettivo, ad esempio, di drive to store. All'interno di questo mondo vedremo anche alcuni dettagli, ad esempio, su tutto quello che è l'ambito dei mobile wallet, quindi della dematerializzazione del portafoglio. Abbiamo poi due finestre sul mobile commerce e sul mobile payment, che sono in realtà il frutto di una sinergia con i nostri osservatori dedicati a questi argomenti, quindi l'e-commerce B2C e l'innovative payments. Sono quindi delle ricerche portate avanti dai nostri colleghi che poi noi leggiamo mettendole appunto a fattor comune in un framework di classificazione complessivo. Abbiamo infine tutta la tematica legata al mobile service, quindi quali sono le meccaniche, gli strumenti con cui le aziende possono offrire un customer care differenziato, personalizzato, specifico sul mobile, perché ricordiamoci che il mobile sicuramente ha delle caratteristiche distintive. Uno è proprio quello di essere sempre col consumatore e quindi garantire questa creazione di meccaniche di omnicanalità, inteso come la possibilità di integrare diversi touchpoint. Quindi è lo strumento ideale, ad esempio, per andare a realizzare alcune attività sul punto vendita fisico, andando a creare appunto delle interazioni tra online e offline. L'altra caratteristica molto forte è il fatto appunto che, essendo personale, o essendo lo strumento tipico della comunicazione, consente di creare tutta una serie di dinamiche assolutamente personalizzate, sempre sfruttando appunto il potere dei dati, dati generali, dati poi specifici del mobile, pensate ad esempio alla geolocalizzazione. Da ultimo il mobile pervasivo, ve lo dicevo, è assolutamente sempre con noi, quindi permette anche di tracciare quella che è l'evoluzione dell'utilizzo del mobile lungo il customer journey. Quindi, mi avete sentito nominare i consumatori spesso, ed è infatti diciamo, lo studio di quelli che sono i cambiamenti e i comportamenti del consumatore nell'utilizzare lo smartphone, sia in generale come media, sia in realtà come strumento con cui ci si tiene in relazione, si fanno acquisti, si entra in contatto con le aziende di cui si è clienti, è una parte essenziale del nostro lavoro. In particolare abbiamo una ricerca che portiamo avanti da tanti anni con Doxa che studia proprio i trend anno dopo anno, andando ogni anno poi a introdurre tutta una serie di verticalizzazioni nuove. Abbiamo proprio tra qualche giorno un webinar da parte di Antonio Filoni, che collabora appunto all'interno di Doxa con noi su questa ricerca, che presenterà i risultati della ricerca che abbiamo condotto qualche mese fa. Quindi partiamo dallo studiare i consumatori, capiamo l'impatto sul processo d'acquisto, poi ovviamente abbiamo tutta una serie di dettagli rispetto a quelle che sono le opportunità di utilizzo degli asset mobile, siano essi asset proprietari oppure asset di terze parti, quindi ad esempio applicazioni come possono essere i wallet qui citati, che sono applicazioni trasversali che gli utenti utilizzano per dematerializzare i coupon piuttosto che le carte di pagamento di tanti brand differenti. Questi in alcuni casi sono in grado di aggregare attorno a sé delle moli importanti di audience e quindi possono diventare un'opportunità per fare, ad esempio, acquisizione di nuovi utenti. È ovvio che questa è una strategia che è assolutamente complementare con quella invece di andarsi a sviluppare degli asset proprietari, quindi di lavorare bene sul sito e vedremo tra pochissimo i risultati in termini di audience mobile anche per i brand. Sia invece ipotizzare di svilupparsi una propria app, andando però a interrogarsi bene su quali servizi offrire attraverso l'app, quali funzionalità introdurre, come misurarne i risultati. E
infatti il tema della misura torna spesso perché è uno dei focus a cui prestiamo particolare attenzione. Questo perché ormai il mobile da parte di tutta una serie di aziende è dato per scontato, i numeri di audience sono talmente significativi che nessuna azienda dice di disinteressarsi oggi del mobile. Il punto è qual è il gap tra pensare di fare bene mobile, di avere un buon touch buon mobile e il fatto poi che ci sia una reale soddisfazione da parte del consumatore. Questo gap è già uscito nella ricerca di quest'anno e sarà un tema che porteremo avanti poi anche nel prossimo anno. Da ultimo, ovviamente, sguardo sempre sul futuro e quindi su quelli che sono anche i trend tecnologici a venire. Ne cito uno su tutti, la realtà aumentata, di cui si parla da tanti anni, si sono viste per ora poche, applicazioni, quantomeno in ambito consumer, in ambito interazione con i consumatori finali. Oggi con lo sviluppo delle reti 5G si torna a parlare prepotentemente di quello che potrebbero essere una serie di servizi a valore aggiunto offerti attraverso la realtà aumentata, quindi è uno dei trend sicuramente da monitorare per riuscire a portare anche testimonianze, esempi, ad esempio di aziende che l'hanno utilizzato magari in contesti internazionali con successo. Quindi qui per darvi una carrellata rispetto a quelli che sono i temi. Mi fa piacere però farvi vedere anche qualche risultato rispetto a quella che è la ricerca dello scorso anno che abbiamo presentato a fine marzo. Vado quindi all'interno delle nostre pubblicazioni, tra queste appunto abbiamo le infografiche, ogni osservatorio a fine anno, a fine edizione, quindi in corrispondenza del convegno, pubblica un'infografica che è anche molto carina e molto facile da fruire, è un contenuto assolutamente gratuito, esattamente come il blog, quindi chiunque ne può fruire. Vedete che qui abbiamo quella mobile, quest'anno abbiamo scelto con l'edizione appunto che si è appena conclusa di porre enfasi su come il mobile possa generare valore, quindi il nostro super MOBA che è un po' l'icona che utilizziamo da un paio d'anni, che è alleato del business e capiamo come. Capiamo come in prima battuta presentando quelli che sono i dati rispetto alle performance mobile dei top brand per fatturato all'interno di 15 settori merceologici. Quindi abbiamo escluso gli over the top, anzi quello che andiamo a dimostrare è proprio che quando si parla di una predominanza assoluta del mobile sull'audience digitale, non si fa certo e solo riferimento ormai agli over the top, ma anzi a tutte le principali aziende italiane, quindi aziende che di business, di core business, non fanno servizi digitali in senso stretto, ma che appunto utilizzano il mobile come uno dei touch point per gestire la relazione con i clienti. Abbiamo appunto analizzato un campione molto ampio di aziende, tendenzialmente tra 5-10 aziende all'interno di 15 settori merceologici differenti che vanno dall'automotive ai produttori sia di beni durevoli che di largo consumo, dal turismo e travel a tutte le varie sfaccettature del retail, quindi dal grocery all'elettronica, all'abbigliamento e accessori, passando per banche e assicurazioni. Quindi un panorama piuttosto eterogeneo e completo e ovviamente il campione di analisi è anche influenzato da quante sono le aziende realmente presenti con una certa dimensione di fatturato all'interno di ciascun ambito, quindi è ovvio che c'è una cardinalità molto diversa tra retail, abbigliamento e accessori, ad esempio, e le telco. Quindi, fatta questa mappa, che cosa siamo andati a fare? Siamo andati a fare diverse cose, tra cui appunto una la vedete qui, attraverso il supporto del nostro partner Comscore, siamo andati a vedere qual è la percentuale di audience mobile sul totale audience digital. Vedete qui che il 79% mediamente è mobile only, quindi utilizza nel mese solo il mobile, solo lo smartphone per accedere al sito o all'app dell'azienda. Nel 16% usa solo il desktop e in un 5% dei casi entrambi. Questo porta a un tempo di permanenza del 62% spostato su mobile e un 38% invece su desktop. Fatto 100 invece l'audience mobile. Quindi quello che siamo andati a vedere è quanto utilizzano il browsing oppure l'app. In questo caso vediamo che da un punto di vista di utenti mensili il 73% dell'audience è su mobile browsing e il 17% su app. Un 10% utilizza entrambi a seconda un po' delle esigenze del caso.
Quello che è importante dire è che questo risultato ovviamente non stupisce, perché spesso, soprattutto chi ci segue, ci ha sentito dire come l'app sia uno strumento per gli utenti più fedeli e quindi si scaricano solo gli utenti più fedeli. Sul tempo di permanenza vedete che però l'app guadagna molto più spazio proprio, e arriva al 58% del totale proprio perché poi chi scarica l'app ne fa un utilizzo un po' più costante. Abbiamo poi tutto il filone sul mobile advertising che ci porta a dire che abbiamo un mercato nel 2019 di 1,7 miliardi di euro con una crescita del 20% che ha portato il mobile a diventare il secondo mezzo dopo la TV. Quindi il mobile pesa infatti il 52% del totale internet advertising. Qui vedete un po' quali sono le dinamiche dei diversi formati. Si vede ad esempio la forte predominanza del video, che è il primo formato in termini di peso percentuale, vale oltre 600 milioni, anzi 665 milioni di euro ed è in crescita del 35%. Altro dato importante è il fatto che l'84% di questo mercato sia nelle mani degli over the top, quindi intendo Google, Facebook e in parte Amazon che sta sicuramente crescendo molto. Una delle verticalizzazioni che abbiamo fatto è relativamente al drive to store. Premessa importante, quella che mettiamo qui a fianco in questa infografica, cioè che lo smartphone, il mobile, impatta lungo tutte le fasi del funnel di comunicazione, quindi dalle fasi più di branding alle fasi di acquisto. Quello che siamo andati a fare è fare un focus appunto sul drive to store. E siamo andati a selezionare una serie di casi, qui ne vedete tre rappresentati, ma poi nel nostro report abbiamo altri esempi che fanno vedere come a seconda dei casi si possa andare a misurare tutta una serie di KPI. Ad esempio, nel settore dell'automotive abbiamo analizzato questa campagna che aveva un obiettivo di generazione di traffico in concessionaria, ha coinvolto 150 concessionarie e quello che si è ottenuto è uno 0,5% del footfall rate, cioè dell'incidenza della percentuale di persone che sono andate in concessionaria dopo essere stati esposti ad un annuncio. C'è poi la possibilità di calcolare il visitation uplift, cioè l'incremento delle visite ottenute, e in questo caso è stato del 7,5%. E come lo si ottiene? Lo si ottiene andando a confrontare un campione di esposti con un campione di controllo che ha caratteristiche omogenee e che non è stato esposto alla campagna. Ovvio che per una buona valutazione deve essere ben costruito il campione di controllo. Altro tema è il dual time, cioè quanto tempo poi c'è di permanenza all'interno della concessionaria, in questo caso 24 minuti. Si vede che ovviamente i valori cambiano molto in funzione della tipologia di industry, perché è ovvio che la percentuale di frequenza di acquisto nel largo consumo non è minimamente paragonabile all'automotive, ma anche di engagement. Ad esempio, in questo secondo caso, dove già i valori sono differenti rispetto al primo, c'è stata una segmentazione molto forte in termini di interesse e propensione all'acquisto del brand. E ancora una volta, nel terzo caso, addirittura è stato messo la possibilità di ricevere un prodotto oggetto di promozione. Quindi, a seconda anche di come si struttura poi la meccanica dell'iniziativa, di quali target si scelgono, si possono ottenere risultati diversi. Abbiamo poi tutto il mondo della mobile promo e loyalty. Qui vedete alcuni dei dati della nostra ricerca con Doxa per darvi un'idea dei risultati che produciamo. Il 55% dei mobile surfer, ossia dei navigatori da smartphone, è interessato a ricevere prodotti, promozioni, sconti o a raccogliere punti fedeltà dallo smartphone. Il 68% ha dematerializzato almeno un contenuto in app. Vedete che il 38% ha dematerializzato le carte fedeltà, il 31% le carte di pagamento, un 20% i coupon e così via. Interessante il fatto che sia cresciuto di ben 15 punti percentuali da un anno all'altro proprio il tema delle carte di pagamento e anche il fatto che la frequenza di utilizzo sia alta, cioè circa il 60% nei primi casi utilizza di fatto settimanalmente lo strumento del mobile wallet, quindi è uno strumento che è entrato pienamente nelle abitudini del consumatore. Abbiamo poi i dati sul mobile commerce, 12,5 miliardi di euro il valore nel 2019 con una crescita del 33%. Vedete che diciamo, lo smartphone sul totale e-commerce è arrivato a pesare il 40% e si prevede che tra il 2020 e il 2021 diventerà il primo canale di acquisto.
Ovviamente anche in questo caso, a seconda della tipologia d'acquisto, c'è una forte distinzione in termini di qual è la penetrazione, con un netto sbilanciamento verso le categorie di prodotto rispetto che di servizi. Qui vedete le assicurazioni, per darvi un altro dato, nel travel siamo al 27%, dove quindi l'acquisto è molto più lungo e molto più complesso e articolato, si privilegia ancora l'utilizzo del PC per gli acquisti, ma lo smartphone è un ottimo canale per scegliere che cosa acquistare. Abbiamo poi una verticalizzazione sul mobile messaging, anche in questo caso vediamo un dato di Doxa che ci dice che l'84% dei mobile surf riceve SMS, in particolare da operatori telefonici, retail dell'abbigliamento, profumeria o banche. Questo porta a una crescita costante, è stata del 18% nel 2019, dei volumi di SMS bulk, 5,1 miliardi in valore assoluto, quindi più di 5 miliardi di SMS mandati dalle aziende ai propri clienti, che ovviamente hanno dato il consenso a ricevere SMS. Vedete anche alcune stime su alcuni dei trend, quindi 42% è l'interesse a ricevere e a chattare tramite instant messaging, pensiamo a WhatsApp, con i propri marchi preferiti, 35% interesse a dialogare con un bot e così via. Ultimo fronte, la user experience mobile. Siamo andati a chiedere ai mobile surfer quale giudizio danno alla navigabilità di siti app e viene fuori più o meno un voto di 7 su 10, addirittura in leggero calo rispetto agli anni precedenti. Idem per quanti hanno usato siti o app di brand diversi per problemi di usabilità. Anche in questo caso siamo nell'intorno del 50%, sia per siti che per app, e soprattutto c'è un dato in aumento rispetto all'anno precedente. Quindi si evidenzia un gap tra quella che è la percezione appunto delle aziende e quella che è la soddisfazione dei consumatori. Siamo andati appunto a raccogliere una serie di casi però che dimostrano come, lavorando bene su tematiche di UX, si possono ottenere dei risultati positivi sia in termini di utilizzo, tipo questo caso telco, dove il rifacimento totale dell'app, della UX dell'app, ha portato a un più 20% nell'utilizzo mese su mese, sia in termini di tasso di conversione e quindi di anche revenue, semplicemente con una logica di A/B testing, in un caso dell'accessorio, se è del mondo accessori, si è ottenuto un più 12% di tasso di conversione. Quindi vedete, tantissimi dati assolutamente fruibili in maniera gratuita. È ovvio che questo però è un po' la crème, la summa di quello che abbiamo all'interno dell'osservatorio. Se poi andiamo all'interno delle nostre pubblicazioni a guardare i tanti altri contenuti che abbiamo a disposizione per i nostri abbonati e andiamo a selezionare quello che è l'osservatorio mobile, eccolo qua, troviamo innanzitutto i report. Quindi noi andiamo a produrre per ogni osservatorio diversi report, in questo caso ne abbiamo 5, 2 sono già online, altri 3 sul consumatore, sulla UX e sulle data company verranno pubblicati poi nelle prossime settimane. Vi faccio vedere alcuni di questi report proprio per farvi capire sia qual è il formato molto snello da leggere, sia qualche dato in più rispetto a quello visto nell'infografica. Adesso, entrando qui, possiamo fare scarica. Io per velocità l'avevo già scaricato prima, quindi qui troviamo quello che è il report più di business scenario, così l'abbiamo nominato, perché dà proprio una panoramica complessiva rispetto a tutti i temi. Quindi ritroviamo qua molti dei temi che avete visto prima nell'infografica, ma appunto con dei dettagli aggiuntivi. Innanzitutto alcuni dati sul consumatore, il fatto che abbiamo in Italia 34 milioni di italiani che ogni mese usano dispositivi mobili, smartphone e tablet per collegarsi a internet, e questi rappresentano l'86% della popolazione online, che mediamente spendono 2 ore al giorno, ma non solo, che iniziano a esserci già dei tassi molto interessanti di utenti che utilizzano il mobile per compiere azioni dispositive, come ad esempio il 40% che salva documenti di viaggio, un 39% che effettua bonifici e così via. Piuttosto che è interessante il dato rispetto a quanti utilizzano i comandi vocali, stiamo parlando del 67% dei navigatori. Poi però è importante entrare nel merito e capire per quali tipologie di funzionalità utilizzano i comandi vocali, in modo che poi uno possa usare questi dati per costruirci sopra magari un servizio dedicato. A questo tema abbiamo, come vi ho detto, dedicato anche un capitolo ad hoc, quindi svariate decine di pagine
che verranno pubblicate tra qualche settimana. Poi entriamo nel dettaglio sui numeri dei KPI che vi facevo vedere prima. E allora, oltre alla fotografia generale che già vi ho mostrato, qui vedete i trend da un anno all'altro: si è passato dal 69% al 79% di mobile only. Ma non solo, qui vedete una tabella dove questi dati sono disaggregati nei vari settori. Quindi ogni settore può utilizzare questa nostra ricerca, ogni azienda può utilizzare questa nostra ricerca per vedere se i propri dati sono in benchmark rispetto a quelli del proprio settore oppure no. Idem per quanto riguarda i dati sull'audience mobile e il tempo di permanenza da mobile. Facciamo qui delle evidenze rispetto al fatto che il banking ha un audience mobile e che accede esclusivamente da app decisamente più significativa della media e quindi delle caratteristiche specifiche di qualche settore che può determinare dei valori molto diversi dalla media generale. Abbiamo poi un capitoletto dedicato al mobile ADV, ma non mi soffermo perché poi vi faccio vedere il report che abbiamo dedicato al tema. Qui trovate un focus invece su tutte le tematiche di mobile promotion, loyalty e wallet che vi dicevo prima. Anche qui alcuni dati li abbiamo già visti, ma ad esempio qua troviamo una mappa che rappresenta quelli che sono gli attori che offrono servizi di questo tipo, divisi anche per caratteristiche e anche per dimensionamento, in modo che si abbiano delle informazioni rispetto a quella che è l'audience raggiungibile attraverso questi player. Abbiamo poi realizzato un censimento delle applicazioni e delle funzionalità delle applicazioni dei principali retailer per fatturato operanti in Italia. E anche qui vi presentiamo quelli che sono i risultati di questo censimento e vi evidenziamo anche alcuni esempi di come il mobile possa essere un potenziatore del punto vendita fisico. Con il caso, ad esempio, di Zara, che nel punto vendita in centro a Milano permette di ritirare gli ordini di click and collect semplicemente scansionando un QR code presente sullo smartphone, o Nike o Carrefour, che consentono di scansionare i prodotti in autonomia per poi pagare in una cassa dedicata o in app. Questi sono alcuni degli esempi che censiamo a livello italiano e internazionale per far ragionare anche su possibili trend e evoluzioni. Dati su mobile commerce ve li ho fatti vedere, così come dati di dettaglio sul mobile messaging, con anche dei dettagli su quali sono i driver che fanno crescere il mercato, piuttosto che altre considerazioni relativamente all'indagine Doxa e quindi alcuni dati che fanno capire che è vero che c'è un interesse importante sia nell'uso di WhatsApp che nell'uso dei chatbot, ma per fare attività molto diverse, quindi interagire con l'azienda per reclami o ricevere supporto nell'acquisto lo si vuole fare con una chat personale, mentre si demanda l'utilizzo di un bot per chiedere informazioni più standard, ricevere offerte o promozioni, piuttosto che dettagliamo anche dei trend particolarmente innovativi come il nuovo standard Rich Communication Services. Idem sulla user experience abbiamo dei dati aggiuntivi su quali sono i malfunzionamenti più rilevanti e più fastidiosi per gli utenti e anche su come un miglioramento del rating possa portare un miglioramento dei risultati di performance in termini di audience mobile. Questo è uno appunto dei nostri report, ovviamente correlato poi da una nota metodologica molto ampia. Ne abbiamo, come vi dicevo, un altro già pubblicato sul mobile ADV e qui trovate tutta una serie di approfondimenti sulle dinamiche di mercato. Trovate ad esempio i confronti internazionali per vedere se l'Italia rispetto ai tassi di penetrazione del mobile advertising sul totale digital è in linea oppure no. Trovate una serie di informazioni aggiuntive di valore anche rispetto a quello che sono le dinamiche degli over the top in termini di raccolta pubblicitaria rispetto agli altri player. E così via, tutta una serie di spiegazioni sulle motivazioni per cui i diversi formati pubblicitari hanno trend differenti. Dati sul consumatore, ad esempio, su quali sono i formati pubblicitari più fastidiosi o quelli che attirano maggiormente l'attenzione. E poi vedete il focus sul drive to store, ogni KPI è esplicitato a uno. Scusate. Andando poi nel dettaglio di tutti i singoli casi e aggiungendovi tutta una serie di KPI di performance aggiuntivi rispetto a quelli che già potete fruire nell'infografica gratuita. Insomma, una serie di informazioni, compresi i trend futuri, che possono aiutare le aziende che stanno investendo in mobile advertising a capire, ad avere degli insight
su come evolvere la propria offerta. Se torniamo all'interno delle pubblicazioni, vedete che oltre ai report e alle infografiche che già vi ho fatto vedere, abbiamo anche i grafici. Quindi è una delle nuove sezioni di recente introdotta che vi dà la possibilità di scaricare molto velocemente i grafici che trovate anche nei report, nelle infografiche, ma in un formato che possa essere inserito poi facilmente nelle vostre, ad esempio, presentazioni, ovviamente citando sempre le fonti. In questo caso ne abbiamo tre, sul Mobile ADV, quello sui formati, quello sui bulk, ma quello che è importante per me in questo contesto è farvi capire l'utilità di utilizzare e scaricare un grafico di questo tipo. Peraltro stiamo evolvendo appunto la nostra offerta, andremo a creare anche un'area di grafici dinamici interattivi in cui sarete voi a poter scegliere quali drill down vedere di alcuni dei grafici che metteremo a disposizione. Oltre alle pubblicazioni abbiamo poi i webinar e i video. In particolare, anche in questo caso, se entriamo nei video e andiamo a vedere quelli che sono quelli del nostro osservatorio, vediamo che ne abbiamo pubblicati diversi, altri pubblicheremo nei prossimi mesi. Entrando nello specifico di uno di questi, mi faceva piacere farvi vedere ad esempio questo sui mobile wallet. È in realtà un video realizzato sull'edizione dell'anno scorso, quindi alcuni dei dati non sono aggiornati, ma è utile solo per farvi capire quello che è lo strumento del video e la forza comunicativa di questi prodotti. È crescente l'interesse per i mobile wallet, ossia per quelle applicazioni che consentono di dematerializzare il contenuto del portafoglio fisico. Consumatori, ma anche retailer, sono sempre più attratti da questa innovazione. Lo dimostrano i numeri. Sul fronte degli utenti finali, è in forte aumento rispetto all'anno precedente la percentuale di coloro che hanno digitalizzato almeno un contenuto del portafoglio attraverso un'applicazione. Si è passati dal 49% dei mobile surfer di inizio 2018 al 63% di inizio 2019. Al primo posto, tra gli elementi dematerializzati, compaiono le carte fedeltà, seguite da strumenti di pagamento e buoni sconto. Inoltre, è evidente un alto interesse verso l'ipotesi di un'unica app che digitalizzi l'intero portafoglio. Diamo un'occhiata invece a quella che è l'offerta di servizi di mobile wallet. In Italia, tutte le principali banche hanno attivato un mobile wallet, che spesso è integrato all'interno dell'applicazione principale destinata al mobile banking. Discorso analogo per i produttori di smartphone e sistemi operativi. Tra questi, al momento segnaliamo Apple Wallet, Google Pay e Samsung Pay, che offrono la dematerializzazione di tutti i principali componenti del portafoglio. La terza categoria di fornitori è quella composta dalle telco, il cui servizio permette la dematerializzazione di carte di pagamento, carte fedeltà e biglietti dei trasporti. Vi sono poi svariati pure player, specializzati su uno o più servizi, anche se sono pochi quelli con una base utenti degna di nota. Per quanto concerne invece le aziende clienti, nel 2018 sono aumentati gli investimenti volti ad acquisire visibilità all'interno di questo mondo, attraverso promozioni, iniziative di drive to store e offerte geolocalizzate, con l'obiettivo principale di fare acquisizione di nuovi utenti. Nel caso invece di brand che hanno sviluppato o stanno sviluppando funzionalità di wallet all'interno delle proprie applicazioni proprietarie, soprattutto in ambito retail ma anche ristorazione e utility, l'obiettivo principale è quello di retention del cliente. Il fenomeno dei mobile wallet, insomma, è in forte evoluzione e gli approcci e benefici con cui le imprese lo stanno interpretando sembrano aver tracciato la strada giusta. Bene, avete visto quindi che cosa intendevo per contenuti video. Ne abbiamo appunto diversi per ogni osservatorio, così come l'ultimo prodotto di cui vi voglio velocemente parlare è quello dei webinar. Quindi ogni osservatorio ha un suo percorso di webinar, anche in questo caso se andiamo a vedere quello dell'osservatorio mobile vedremo diverse tematiche affrontate, alcune sono già stati pubblicati, altre invece verranno live nei prossimi mesi. Ad esempio ci occupiamo anche di normativa e quindi dell'evoluzione dei profili normativi legati al proximity marketing
Oppure a ottobre faremo un webinar sulle evoluzioni del marketing conversazionale e del ruolo che il mobile può giocare all'interno di queste strategie. O ancora, vi ho detto che abbiamo un report sulle mobile data provider, non abbiamo solo un report, ma anche un webinar che spiegherà nel dettaglio quelli che sono i trend, le nostre classificazioni, anche i nomi delle aziende che operano in questo ambito. Idem sul mobile advertising, piuttosto che sul consumatore, oltre ad avere dei report dedicati, diamo la possibilità di fruire dei risultati delle ricerche attraverso dei webinar snelli, 45 minuti, con la possibilità anche di fare delle domande ai relatori, quindi ai ricercatori dell'osservatorio, io o uno dei colleghi. Quindi un portafoglio di prodotti molto ricco che dà la possibilità anche di tenersi aggiornati professionalmente attraverso gli strumenti più consoni o di maggiore interesse. A questo punto io mi scuso perché ho anche preso un pochino più di tempo di quello previsto, ma ci tenevo davvero a farvi vedere la ricca mole di dati. Ci prendiamo però qualche minuto per rispondere alle vostre domande. Quindi a questo punto io passo la parola ai miei colleghi che hanno tenuto monitorato durante tutto il tempo la chat per vedere e rispondere a qualche domanda. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Ci è arrivata una prima domanda in cui ci chiedono: la situazione attuale ha influito su tutti i trend di cui ha parlato? Beh, domanda effettivamente molto corretta. Sicuramente quello che abbiamo visto è un ampliamento dell'utilizzo dello smartphone, anche se in molti casi con un cambiamento rispetto a quelle che sono le caratteristiche di fruizione. Dati di dettaglio li avremo proprio tra qualche settimana, perché abbiamo appena somministrato una survey con Doxa per andare proprio a monitorare quali sono stati i cambiamenti e le abitudini. Sicuramente quello che si è visto è un aumento di diverse decine di punti percentuali sul traffico mobile e appunto, come dicevo, sono cambiate anche un po' le tipologie di consumi. C'è stato sicuramente un'impennata di tutto quello che riguarda l'e-commerce e quindi anche l'e-commerce da smartphone. C'è stata una fruizione di contenuti multimediali molto forti, pensiamo ad esempio anche a tutte le dinamiche legate al mondo del gaming online, appunto molto sbilanciato anche su app. Quindi di sicuro c'è stata un'impronta forte dal punto di vista delle caratteristiche del consumatore, ma forse ancora più importante dal punto di vista delle aziende. Ad esempio abbiamo visto molte aziende grandi ma anche piccolissime, anche tanti negozi di vicinato, adottare WhatsApp per tenersi in contatto e magari ricevere delle prenotazioni online da erogare poi con la consegna a domicilio. WhatsApp che in molti casi è stato introdotto anche dalle grandi aziende come canale standalone, ma il tema vero è proprio il fatto che ci aspettiamo che questo diventi poi un touchpoint strutturato e che venga quindi inserito ad esempio all'interno delle piattaforme di marketing automation più ampie, in modo da utilizzarlo come canale integrato al messaging, all'email, agli altri canali anche push di direct marketing che le aziende utilizzano. Quindi effettivamente una maggior attenzione anche a quella che è la user experience da mobile. Non parliamo poi delle applicazioni nate ad hoc, ne cito una su tutte che è quella di gestione delle file, che sono esempi concreti di come il fatto di comprendere bene le caratteristiche e le peculiarità del mobile possano far nascere delle nuovi servizi, delle nuove applicazioni che aumentano il grado di fidelizzazione e di soddisfazione dei consumatori, consentono appunto in questo periodo storico particolare alle aziende anche di gestire la riapertura con maggiore tranquillità. Quindi gli esempi sono davvero tantissimi e svariegati e cambiano anche un pochino a seconda del settore, dell'ambito. Spero di aver risposto, altrimenti chiedeteci pure ulteriori dettagli. Intanto Giulia, qualche altra curiosità? Sì, sempre sulla situazione insomma, dell'emergenza che abbiamo vissuto, è arrivata un'altra domanda in cui ci viene chiesto: in che modo è cambiato il comportamento dei consumatori durante l'emergenza Covid? Oh, cercavo di dirlo già un pochino prima, quindi sicuramente ad esempio tutto quello che è banale dirlo ma riguardava appunto la geolocalizzazione, l'utilizzo di servizi in mobilità è venuto per ovvie ragioni a mancare, però appunto c'è stato un rafforzamento invece dell'utilizzo dello smartphone per
sia i servizi appunto di social, chiamiamoli così, di comunicazione, di interazione, e questo per esempio è un servizio che ha avvicinato anche fasce d'età magari un pochino meno predisposte al digitale, che di sicuro si avvicinano e utilizzano di più lo smartphone, il mobile, che non il PC, no? Quindi pensiamo ad esempio a tutti i nonni che hanno utilizzato WhatsApp per tenersi in contatto, le video chat con i nipoti, no? Quindi una serie di maggiore familiarità anche di fasce della popolazione magari che utilizzavano con un utilizzo più basico lo smartphone e che appunto hanno imparato a utilizzare dei servizi aggiuntivi, e quindi poi il passaggio ad utilizzarlo anche per interagire con un brand è di sicuro più facile. Dall'altro appunto un utilizzo molto più forte anche per tutto quello che riguarda il mondo media, entertainment e il fatto di utilizzarlo come canale per rimanere in contatto con alcune aziende di cui si è cliente, ad esempio alcune realtà, non so, per il rinnovo della polizza hanno creato delle chat o delle video chat per far interagire il consulente, l'agente con direttamente il cliente che doveva rinnovare, no? Quindi questo è stato un servizio costruito per sopperire alla mancanza della possibilità di incontrarsi in filiale. Intervengo anch'io perché c'è una domanda sul tema advertising, che è uno dei miei filoni di ricerca. Chiedono se ci sono formati di advertising che su mobile funzionano meglio rispetto al desktop. Faccio una premessa io, nel senso che i vari formati mobile sono una delle analisi che abbiamo fatto quest'anno insieme ai colleghi di Doxa. Abbiamo infatti analizzato quali sono i formati che attirano maggiormente l'attenzione, quelli ritenuti più fastidiosi, e diciamo che principalmente quello che risulta è che non c'è una netta predominanza di formati che attirano maggiormente l'attenzione. Perché? Perché l'utente è sempre più evoluto e non è tanto il formato a fare la differenza, ma è importante la creatività e la rilevanza del messaggio per lo specifico utente, quindi si va verso una logica di personalizzazione. È anche importante poi ovviamente per le performance adeguare i vari formati agli specifici obiettivi che un brand vuole raggiungere. Non so se Marta ha altro oltre a quanto detto. Sì, aggiungerei solo giustissimo quello che dicevi, che proprio anche il tema della creatività fa la differenza, no? Quindi è ovvio che non c'è un formato che va bene in assoluto, che va bene in tutti i contesti, che va bene per qualunque obiettivo. Il tema è appunto conoscere bene le caratteristiche, le specificità di ciascun formato per riuscire poi a lavorare in una chiave mobile first, visto che è palese dai numeri che vi abbiamo mostrato l'incidenza di audience mobile, e andare però poi a sviluppare anche un contenuto da veicolare attraverso lo smartphone che sia coerente, no? E che quindi permetta poi di sfruttare le caratteristiche del formato. È ovvio che quando chiediamo qual è il formato più fastidioso, il tutto schermo, cioè quello che è intrusivo, quello che dà la sensazione di far perdere tempo all'utente, che magari non trova come chiuderlo, è ovviamente abbastanza evidente che emerga come risposta, però anche lì non vale in senso assoluto, perché se poi c'è una forte personalizzazione del messaggio, anche un formato tutto schermo può assolutamente essere efficace, perché ovviamente è anche un qualcosa che attira molto l'attenzione. C'è un'altra domanda. Ci sono nuovi trend per affrontare l'emergenza sanitaria? Allora, i trend che sono emerse, oltre ovviamente vedo citata Immuni, che è un esempio lampante, no? Di un'applicazione che nasce su mobile sfruttando appunto quelle che sono le peculiarità tecnologiche dello smartphone come tecnologie di rete abilitanti. Appunto il fatto che siano nate una serie di applicazioni per l'intrattenimento, quindi una serie di servizi anche social per la fase di gestione dell'emergenza stessa, il fatto che si siano nati, diciamo, una serie di applicazioni per gestire la connessione e la relazione con
gli esercenti, tra brand e del retail e clienti, sono sicuramente dei trend. In ambito sanitario, quello che per esempio abbiamo visto è un maggior ricorso a WhatsApp anche da parte dei medici di famiglia, e quindi il fatto che le ricette, per fare un esempio, fosse possibile riceverle e presentarle in farmacia direttamente dal proprio smartphone, piuttosto che ovviamente questo con dei trend evolutivi più complessi, si è portato molto di più all'attenzione tutto il tema della telemedicina, quindi dell'utilizzo anche di una serie di sistemi, penso ad esempio ai wearable device collegati poi a un'applicazione per gestire determinate patologie a distanza. Questo è un trend di cui si parla da tanto tempo, che una serie di realtà di eccellenza hanno anche già implementato. È un altro di quei trend che, di cui si parla molto con in relazione poi allo sviluppo delle reti 5G come potenziali nuovi servizi che potrebbero essere abilitati, perché la rete 5G garantisce anche una latenza assolutamente molto bassa, una trasmissione di informazioni real time che per certi contesti, appunto, che toccano l'ambito sanitario è ovviamente essenziale, e quindi ci aspettiamo che anche su questo fronte ci saranno degli ulteriori sviluppi in futuro, che ancora una volta non riguardano solo ed esclusivamente l'ambito mobile in senso stretto, ma usano il mobile come un focal point attorno a cui costruire una serie di servizi a valore aggiunto. Bene, che dite ragazzi? Se non ci sono altre domande, direi che possiamo ringraziare tutti per l'attenzione. Siamo ovviamente a disposizione per rispondere ad eventuali altre curiosità o approfondimenti nei prossimi giorni. Ci raggiungete ai nostri indirizzi email che trovate facilmente sul sito. Vi auguro da parte di tutti una buonissima serata e a presto. Grazie mille, buona serata. Grazie, buona serata a tutti.